Ehi, ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui per portare la serie, quella volta allo stadio, e vi racconterò di un'occasione in cui io stesso ricevetti una maglia da un giocatore del Novara. Stiamo parlando della stagione 2017-2018, inverno, 1º gennaio, Novara-Carpi finita 1-0. Prima di questo io incontrai dei giocatori del Novara durante un pranzo che feci fuori casa in un ristorante. E chiesi a un giocatore, che sarebbe Marco Moscati, se la prossima partita in casa mi poteva dare la maglia. Ovviamente io pensavo che era quasi impossibile, perché comunque con tutta la gente che glielo chiedeva era molto difficile che si ricordasse proprio di me. Allora, il 1º gennaio andai allo stadio tutto contento. Quella partita il Novara la vinse appunto 1-0, 2017-2018. A fine partita i giocatori si fermarono, qualcuno diede la maglia, tra cui Moscati. Moscati, ovviamente, non so come ha fatto, mi ha riconosciuto, mi è venuto di fianco e mi ha lanciato la maglia. Infatti, adesso ce l'ho ancora qua. Questa qua è la maglietta, come vedete, di Marco Moscati, che è appunto della stagione, come mi ha detto, 2017-2018. Mi è stata data a fine partita. Ovviamente, ero molto contento. Un'occasione che per me non si ripeterà quasi mai. Perché comunque, essendo anche un fan del Novara, ricevere una maglietta di un giocatore dopo una partita che è stata indossata proprio da lui, ovviamente è un'emozione molto grande. Quindi, tornando, facendo un passo indietro, come avevo già detto, avevo parlato con Moscati di questa cosa, gli avevo fatto anche fare un autografo, comunque farmi fare una foto con lui. Poi, ovviamente, si è ricordato di me e mi ha regalato la maglietta. Io dico che comunque c'erano anche molti altri ragazzi con me che stavano chiedendo la maglietta a lui, però alla fine mi ha riconosciuto e ho ricevuto la maglietta. All'inizio nessuno ci credeva, quando ero anche molto timido, perché poi quando tornavo dai miei, ovviamente c'era tutta la gente che mi guardava. Quindi è stata un'emozione comunque grandissima, speciale. Ringrazio ancora tantissimo Moscati, che ovviamente apprezzo il gesto, mi è piaciuto tantissimo questo gesto, me lo ricorderò per sempre. E poi comunque mio padre, io ho ringraziato Moscati poi sui social, gli ho scritto, mi ha anche risposto e mi ha scritto che comunque se l'era ricordato e quindi mi aveva visto allo stadio e ci teneva comunque non, diciamo, deludermi. Ovviamente questo non è per dire che questa qua è stata tutta fortuna, perché non era niente di organizzato, perché molte poche volte i giocatori vanno a dare la maglietta ai tifosi solamente l'ultima di molto spesso l'ultima di campionato, o comunque quell'ultima che giocano in casa della stagione, vanno a regalare le magliette o comunque pantaloni e robe del genere. Comunque ci sto riconoscendo durante la partita. Ovviamente, e comunque, non tutti hanno una maglietta dei giocatori, anche se Moscati non è mai stato un giocatore, diciamo, conosciuto, però comunque per me lo sarà sempre, perché comunque darmi una maglietta così senza neanche conoscermi è comunque un'emozione molto grande e ovviamente me la ricorderò e la terrò sempre con me. Quindi, ovviamente, con Moscati poi siamo stati in buoni rapporti per un po' di mesetti. Mio padre qualche volta gli scriveva come stava, comunque continuavamo a ringraziarlo, perché comunque anche mio padre non ci credeva quando sono arrivato da lui con la maglietta. Infatti all'inizio pensavano tutti che era una maglietta comprata. E niente, ci vediamo, questo è tutto, questa era la mia avventura. Ci rivediamo in un prossimo video, vi ricordo di lasciare like, iscrivervi e lasciare la campanellina. E ci becchiamo, bella raga.